Presidente Becci, torna il tradizionale appuntamento del Marina di Pescara con Estatico, un appuntamento diventato ormai un punto fisso per quanto riguarda la città di Pescara. Sì, diciamo che è stata una brillante idea del CDA del Marina che ha voluto mettere al centro dell'estate, oltre alle classiche attività della Camera di Commercio di Pescara, questo bel periodo di spettacoli che ormai è diventato un punto di riferimento non solo qui nella nostra città ma anche in tutta la regione e fuori. I nomi che vengono sono nomi importanti, è stato fatto un ottimo lavoro, adesso il nostro punto di riferimento riguarda il futuro dal punto di vista della nautica. Noi questo contenitore lo abbiamo riempito anche di altre attività, ma occorre assolutamente che ci siano da parte delle istituzioni preposte delle prospettive anche per i settori turistici, come lo è appunto il Marina di Pescara, perché è paradossale che non venga considerato una struttura che può essere incentivata come un porto commerciale o come una infrastruttura dello Stato. Noi la gestiamo, la Camera di Commercio vive dei fondi che versano le imprese, però bisogna ricordarsi che oggi il sistema camerale, in virtù dei tagli e dei sacrifici fatti in questi anni, ha necessità di un supporto serio, vero, reale da parte delle istituzioni.